Grazie Presidente, come già avevo anticipato nell'intervento di discussione generale, abbiamo presentato un ordine del giorno per fare in modo e per raccogliere i fabbisogni e le osservazioni che sono giunte insomma, dai territori e dal municipio. Leggo l'impegno, prima di tutto scusate, vado prima a leggere, diciamo, nelle premesse, in particolare nel considerato, a nostro avviso appare necessario riconoscere fin da subito anche la comunità territoriale e gli organi competenti del Municipio Settimo quali attori interessati al processo trasformativo, formulando indirizzi che tengano conto dei fabbisogni degli stessi espressi al fine di garantire un'attuazione dell'intervento in armonia con le esigenze del territorio. E quindi vado un attimo a elencare quelli che sono questi fabbisogni e questi elementi che sono emersi nel corso del lungo percorso, come già era stato rappresentato dall'assessore Montuori. Prima di tutto, come già è stato chiesto e comunque sarà precisato e meglio comunque formulato all'interno dell'emendamento, anche se poi sappiamo che è previsto nel regolamento del 57 del 2006, quello di promuovere il coinvolgimento ovviamente del municipio e della comunità territoriale in tutte le successive fasi procedurali e progettuali di adozione dei previsti subambiti attuativi. Il secondo, che credo che sia un po' la sintesi concettuale di tutte le osservazioni che sono arrivate, è quella di garantire comunque che l'intervento è ecosostenibile e soprattutto con un'altra presenza di verde volta al miglioramento della vivibilità dei luoghi. Il terzo punto, che riguarda la eventuale quindi conservazione e mantenimento dei manufatti esistenti nelle aree oggetto dell'intervento, anche qui la Giunta comunque ha preso atto, insomma, anche di tutto il dettaglio di questo all'interno delle osservazioni, porre particolare attenzione quindi alla riduzione e contenimento della mobilità privata in favore di una mobilità sostenibile, all'eliminazione delle barriere architettoniche. Faccio una precisazione che i DM di cui abbiamo parlato prima sono nati in un momento storico in cui le città stavano andando verso un'espansione e promuovendo una mobilità soprattutto privata. Quindi quando noi, ad esempio, andiamo a richiamare quei DM, stiamo anche richiamando una visione politica della mobilità che non è compatibile con quella del Movimento 5 Stelle. Sarebbe a quel punto necessario un intervento normativo, bisogna anche fare attenzione a queste cose. Porre particolare attenzione, questo l'abbiamo detto, la realizzazione di una ciclostazione intermodale, anche qui nell'ambito dell'assemblea pubblica è stato più volte fatto presente, la realizzazione poi di un parco lineare pubblico con accessi distribuiti lungo via della stazione Tuscolana, prevedere la presenza e conservazione di spazi o comunque locali che possano garantire la continuità e la conservazione delle attività esistenti con funzioni socioculturali. Sappiamo che in quell'ambito territoriale ci sono degli spazi che sono stati oggetto di realtà, di esperienze che hanno dato nuova vitalità e quindi sicuramente il territorio e quel quartiere ha necessità che all'interno di questo strumento attuativo possa immaginarsi di garantire una continuità di questo. La realizzazione poi di una ciclovia del verde è possibile anche valutare dal punto di vista del residenziale, visto che comunque è previsto all'interno dell'abitativo, la possibilità anche della realizzazione di un campus che possa comprendere lo studentato o anche sale per attività socioculturali e così via. Sicuramente la valorizzazione del nodo di scambio della stazione Tuscolana e la sua accessibilità mediante la realizzazione del sottopasso verso la stazione metro Pontelungo o sottopassi ciclopedonali di attraversamento del ponte ferroviario su via Tuscolana. Insomma, abbiamo cercato di inserire all'interno di questo ordine del giorno un po' tutti quelli che sono oggi i fabbisogni che la cittadinanza ha espresso, che il municipio ha codificato nelle osservazioni e che è giusto che questa assemblea capitolina, in conformità con quello che arriva dal territorio, possa confermare e possa vedere effettivamente poi nello sviluppo
progettuale, come è stato detto prima dall'assessore Montuori, la capacità sicuramente, o meglio così ho interpretato, la nostra capacità sta nel governare questo processo, governare questa fase progettuale e fare in modo che il progetto che arriverà o i progetti che potranno arrivare siano conformi alle esigenze che questa amministrazione e questa assemblea, anche con tutte le forze politiche o chi vorrà ovviamente dare il suo contributo, possa portare all'attenzione del territorio, piuttosto che abdicare, diciamo, al nostro ruolo e lasciare che la città possa espandersi o possa, diciamo, essere deregolata. No, il concetto di interesse pubblico sta neanche nel saper governare con responsabilità questi processi di trasformazione urbana. Grazie.